Inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo dei quattro webinar by Visit Cyprus, ente nazionale per il turismo di Cipro. Il titolo del webinar di quest'oggi è C'era una volta Cipro, i nostri primi 10.000 anni di storia e civiltà. E sarà a cura di Amalia Pedandola e Ioanna Callizzi, rappresentanti di Visit Cyprus in Italia. Buongiorno, a voi la parola. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui con noi un'altra volta. Oggi Buongiorno. parliamo appunto dei nostri primi 10.000 anni di storia visti con gli occhi dei nostri protagonisti ciprioti. Andiamo alla scoperta delle tracce che gli antichi popoli hanno lasciato a Cipro, un meeting point delle grandi civiltà del passato. Cominciamo con la nascita di Cipro. Noi la prendiamo molto alla lontana. Scusate, la nascita di Cipro 90 milioni di anni fa. Monti Troodos. Immaginate qui, c'era una distesa d'acqua che si estendeva dalla Spagna fino all'Himalaya, separando le placche di Eurasia e Africa, l'oceano Tetide. L'isola si formò sul fondo oceanico circa 90 milioni di anni fa, in seguito al continuo movimento delle zolle tettoniche che provocò il sovrapporsi di diverse tipologie di rocce. L'isola rimase sommersa fino a 20 milioni di anni fa, quando l'abbassamento delle acque portò all'emersione di parte dell'isola. Per questa ragione, il massiccio i geologi possono studiare su questa montagna quello che era il fondo dell'oceano senza la necessità di fare un bagno. Qui vediamo alcuni particolari delle montagne di Troodos. Comunque la stratificazione delle diverse sedimentazioni si può osservare anche sul promontorio di Capo Greco, dove si trovano coralli antichi di 20 milioni di anni. L'isola che oggi vediamo, come la vediamo adesso, risale a 500.000 anni fa. Ma il processo non si è ancora concluso. Detto questo, considerata la sua posizione strategica nell'angolo più orientale del Mar Mediterraneo e l'importanza che ha rivestito il rame, l'estrazione e la produzione di oggetti di rame, Cipro ha visto il passaggio di tutte le civiltà antiche che hanno fatto la storia dell'umanità. Gli archeologi infatti posizionano l'età preistorica dall'8200 fino al 1050 a.C. I primi indizi di presenza umana però sull'isola si fanno risalire già al 8800 a.C., con ritrovamenti di ossa di ippopotami ed elefanti nani, che confermano la presenza di tribù di cacciatori. Qui siamo a Chierokitia, un sito neolitico che si trova a 32 km dall'Arnaca. È inserito nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e ci fa vedere come vivevano gli abitanti nel settimo millennio avanti Cristo. Vivevano in queste piccole comunità agricole e le loro case erano composte da un ambiente unico, circolare, con tetto a cupola o piatto. Erano costruite con ciotoli di fiume e mattoni di fango. Qui nel sito di Chierokitia è stata rinvenuta una grande quantità di oggetti di uso domestico come macine, mortai, ma anche armi. Ed è possibile vederne una riproduzione. Fra l'altro nel sito sono state costruite 5 abitazioni tipiche con gli stessi materiali che venivano impiegati per gli originali e sono visitabili. Questo è l'altro insediamento neolitico vicino all'Arnaca, che è quello di Tenda Calavasos. Siamo già al 3800 e qui inizia l'età calcolitica. Vediamo l'insediamento calcolitico di Leppa nella zona di Paphos. E il nome calcolitico deriva dal rame. Chalcos in greco, che è usato in parallelo con la pietra, lithos, cioè calcolitico. Durante questo periodo l'isola visse cambiamenti culturali e sviluppi in molti campi. E abbiamo già detto che Cipro è stato il più grande produttore ed esportatore di rame per molti secoli. Infatti, il massiccio dei Troodos
è una delle cinque aree più ricche di rame al mondo. E il rame, appunto, ebbe un ruolo molto importante per la storia e l'evoluzione di Cipro. E si ritiene infatti che il nome latino del rame, cuprum, tragga la sua origine proprio dal nome greco dell'isola, che è Kypros. Questo è all'interno delle abitazioni di Lempa e si sono ritrovati questi idoli antropomorfi a forma di croce che venivano utilizzati dagli abitanti del Calcolitico come amuleti. È un periodo florido per il commercio del rame. Siamo già nell'età del bronzo, a partire dal 2004 a.C., e si comincia ad avere strette relazioni commerciali con le vicine regioni del Medio Oriente, l'Egeo, la Siria e la Palestina. Le città costiere come Larnaca sono molto popolate e hanno un ruolo determinante per lo sviluppo dei commerci. Qui vediamo alcuni oggetti che sono stati ritrovati in rame. In alto a destra, questa figura sta trasportando praticamente una forma di rame. Il rame praticamente veniva fatto in tavole di questo tipo e che venivano trasportate o esportate in questo modo. Il rame è anche probabilmente uno dei motivi che induce i Micenei a stabilirsi sulle coste di Cipro e a creare dei centri commerciali. E a partire dal XIII secolo a.C. hanno iniziato a colonizzare l'isola dove si diffonde rapidamente la loro cultura e religione. Il sito di Maa Paleocastro, che si trova a 9 km da Paphos, è uno di questi piccoli insediamenti micenei di quell'epoca. Qui si trova un museo fatto da un po' insolita architettura che è stato progettato da un importante architetto italiano, Andrea Bruno, che è un ex docente del Politecnico di Torino e di Milano. Tra l'altro, l'ente del turismo ha creato proprio un itinerario del rame che si può fare praticamente con tipo un fly and drive e tutto l'itinerario si può trovare in forma elettronica sul nostro sito internet. Abbiamo la lavorazione del bronzo, siamo nell'età del bronzo. Il bronzo, che è una lega di rame e stagno, diventa un'attività molto importante per l'isola e dà un nuovo stimolo all'economia. Ci sono anche altre produzioni importanti di arte a Cipro, come gioielli e oggetti in metalli preziosi come oro e argento, ma anche oggetti in vetro e avorio. A questo punto presentiamo il nostro primo personaggio chiave, o meglio dire la dea, quella dell'amore e della bellezza, che secondo la leggenda emerse dalle acque del mare. E cioè, vi dice niente il nome? Parliamo di Afrodite. Nasce secondo la leggenda proprio a Petra Turuminio. Questo lembo di questa baia che vediamo qui alle nostre spalle, e qui di fianco è citata dalla Teogonia di Esiodo, appunto, la nascita della dea. Vediamo alcuni, una testa, una parte di una statua di Venere, appunto Venere per i romani poi in seguito, e poi la conchiglia. Che è un simbolo appunto di Afrodite, tra l'altro questa è una vera conchiglia gigante che si trova nei fondali marini di Cipro ed è conservata nel museo di Aliyanapa Thalassa, Museo del Mare. Il santuario principale della dea di Afrodite era Paleopafos, parliamo circa del 1300 a.C., fu costruito dal re di Paphos, Cimira, sacerdote di Afrodite. Il culto di Afrodite presso il santuario è continuato fino al periodo romano, cioè il 330 d.C. La dea aveva un potere immenso e per più di 2000 anni fu chiamata sovrana o anassa, cioè regina.
Il villaggio di Eroskifo, a 3 km da Paphos, prende il nome dai giardini sacri che abbellivano il santuario di Afrodite, che possiamo vedere dei resti qui sotto, mentre la parte sopra vediamo il maniero costruito appunto sui resti del tempio. Vi parlavamo appunto dei giardini sacri, Eroskifo, cioè giardini sacri. Il nome del villaggio fu dato dal geografo Strabone nel primo secolo. Tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, sempre legata ad Afrodite, nella penisola di Acamas, a 35 km a nord di Paphos, troviamo i bagni di Afrodite, una pozza di acqua dolce dove, secondo la leggenda, la dea Sinu incontrava col suo innamorato Adone. E vicino abbiamo anche tutta la zona marina antistante i bagni di Afrodite, Acamas. Prende il nome appunto dai bagni di Afrodite. Poi in cima alla penisola di Acamas abbiamo anche la fontana amorosa, una fonte dall'acqua miracolosa che dona eterna bellezza, così denominata da Torquato Tasso. Non l'ha mai trovata nessuno, però se ci andate potete provarci. L'itinerario culturale di Afrodite per chi desidera seguire le orme della dea visitando luoghi e siti archeologici legati appunto al culto sull'isola. È un dépliant che potete trovare in formato digitale anche sulla nostra pagina web. Nel 1998, in località Pyrgos, Mavrorachi, vicino alle Lemesos, gli scavi archeologici condotti dall'archeologa italiana Maria Rosaria Belgiorno, dell'Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni e Culturali del CNR, hanno portato alla luce una fabbrica di profumi risalente al secondo millennio avanti Cristo, la quale era annessa presso un frantoio. Le analisi dei residui organici dei vasi che sono stati trovati sul luogo hanno dato la possibilità di riprodurre quattro profumi preistorici, secondo proprio le ricette originali, che si producevano sull'isola e da cui venivano poi esportati in tutto il mondo antico. E è un sito unico nel suo genere perché mostra i molteplici utilizzi dell'olio di oliva non solo a scopi alimentari, ma anche nelle diverse attività produttive e cosmetiche, come la produzione di profumi, industria tessile, eccetera. E il sito è anche il primo esempio, conservato nel suo contesto originario, che ci dà la possibilità di osservare i metodi antichi di macerazione e distillazione di erbe e piante. Sono stati rinvenuti diversi oggetti come l'apparato distillatorio, il primo esempio di alambicco della storia, 5 macine, poi originali erano 14 fosse intonacate, ancora colme di cenere e carboni, dove si posizionavano delle brocche che contenevano l'olio di oliva e le essenze in diffusione, che sono state trovate alla loro posizione originale. Poi altre cose come portaprofumi, ampolle, vasi. I ritrovamenti indicano anche la presenza di un negozio di vendita adiacente alla fabbrica. Il sito praticamente è una fotografia di come era questa fabbrica 4.000 anni fa. È una specie di piccola Pompei, perché la sua struttura, che si estendeva per 4.000 metri quadri, fu distrutta da un terremoto del 1850 avanti Cristo, ed è questo avvenimento che ha permesso la sua perfetta conservazione fino ad oggi, fino ai giorni nostri. Inoltre, nel 2007, 100 reperti rinvenuti sul sito sono stati esposti in una mostra a Roma, presso i Musei Capitolini. Qualcosa dobbiamo dire a questo punto anche per la cipria, la polvere profumata che utilizzano le donne ormai da migliaia di anni, che prende il nome proprio da Cipro. Direte che siamo un po' megalomani, però non è così, perché infatti l'elemento principale della cipria è la polvere di pietra calcarea di cui Cipro è ricchissima. È da sempre esportata in grandi quantità. Ed essendo di altissima qualità, ha dato al prodotto finale, la cipria appunto, il suo nome. E qui siamo arrivati al 1050 a.C. e si parla già di era storica.
E per primo abbiamo il periodo geometrico che dura per circa 300 anni fino al 750. Perché si chiama così? Perché in realtà durante questo periodo venivano usati motivi geometrici per la decorazione degli oggetti in terracotta, come quelli che vediamo in alto a destra. E l'avvenimento principale è l'arrivo dei Fenici a Cipro, i quali colonizzano la grande città costiera di Kition, dei Miceni, fondata dai Micenei, Micenei o non Micenei. Micene era la città dove Ok. arrivavano. Chiton era l'odierna Larnaca. E qui costruiscono anche il tempio all'Afrodite orientale, Astarte. Vicino a 20 km da Lefkosia c'è la città-stato greca di Thamassos, la Temesis di Omero, che è ricca di minerali di rame. Infatti qui sono state rinvenute delle tombe reali, e le officine per la lavorazione del rame e il tempio di Afrodite. Un'altra importante città-stato vicino a Lemesos è Amathus, che è stata abitata per diversi periodi storici. Era importante per il culto di Afrodite, infatti anche qui c'era un santuario dedicato alla dea. Tra i reperti ritrovati sul sito di Amathus c'è una coppia di enormi vasi in pietra, i più grandi mai rinvenuti. Le città-stato mantengono la loro indipendenza anche dopo l'arrivo degli Assiri, che succede nel 709 a.C., i quali poi lasciano evidenti le influenze orientali nell'arte cipriota. Per un breve periodo abbiamo anche una mini dominazione dagli Egizi. Li abbiamo passati proprio tutti, eh? Adesso andiamo al periodo classico ellenistico e romano, cioè dal 480 a.C. fino al 330 d.C. Cipro si trova sotto il dominio persiano, durante il quale mantiene un largo margine di indipendenza. In questo periodo divenne uno dei più importanti centri politici e culturali dell'ellenismo. Nel 33 d.C. viene Scusate, avanti Cristo viene liberata da Alessandro Magno che la annette al proprio regno. E di questo periodo, appunto, la nave, il relitto mercantile ritrovato al largo delle coste di Cipro, che in perfetto stato di conservazione, trasportava 410 anfore e 29 macini di pietra vulcanica. Aveva un equipaggio di 4 persone e si occupava del commercio tra l'Egeo e il Mediterraneo orientale. Nel 1987 è stata ricostruita una copia di questa nave a grandezza naturale navigabile che è custodita nel Museo Thalassa di Ayia Napa. Dopo la morte di Alessandro Magno, Cipro rimase coinvolta nelle feroci contese tra i suoi successori e alla fine uno di loro, Tolomeo, divenne sovrano dell'isola. Paphos in questo periodo diventa la capitale di Cipro. Fu un periodo molto prospero e di grande crescita culturale grazie alla diffusione dell'educazione a tutti i livelli. A Paphos furono edificati palazzi spaziosi e ville con lussuosi pavimenti a mosaico. Qua ne vediamo alcuni esempi. Nel parco archeologico di Kato Paphos abbiamo queste ville protette dall'UNESCO. Nella stessa area troviamo anche l'Odeon, costruito interamente in blocchi di pietra calcarea e utilizzato durante il periodo estivo per alcuni eventi particolari. Le tombe dei re del III secolo a.C., che è un'impressionante necropoli scavata nel tufo. Si dicono tombe dei re, ma in realtà erano personaggi d'alto rango a esserci seppelliti. Vale comunque la pena visitarle. Di questo periodo abbiamo i teatri dell'isola, abbiamo Curion nelle vicinanze di Limassol. Curion è anche un importante città-stato. Il magnifico teatro che vediamo qui fu costruito nel secondo secolo a.C. e ampliato nel secondo secolo d.C. Oggi, completamente restaurato, viene utilizzato per spettacoli musicali e teatrali, come il Festival della Tragedia Greca, che si terrà il prossimo luglio. Nell'area gli scavi hanno riportato alla luce la casa di Ustorio, una villa privata con i bagni e stanze con pavimenti a mosaico, la casa di Achille, la casa dei gladiatori, oltre naturalmente a un Ninfeo e allo stadio. A poca distanza dal Curium abbiamo il tempio di Apollo Ilatis, che
sarebbe questo, che è il santuario del dio dei boschi, protettore di Curium, venerato qui dall'VIII secolo a.C. fino al IV secolo d.C. Oltre al tempio di Apollo, il sito è composto da sale per i pellegrini, una palestra, un complesso di bagni, e vi vivevano uomini di lettere e scienziati, come il noto filosofo Zenone di Chition, l'attuale Larnaca. Fondatore della Stoa, la scuola che prende il nome dal portico dove ebbe sede, e della filosofia storica di Atene. In questo periodo abbiamo anche il sito archeologico di Macronisos, nella zona di Ayia Napa, che si compone di 19 tombe del periodo ellenistico. Adesso entra in gioco un'altra protagonista, se vogliamo, in diretta, comunque Cleopatra VII, l'ultima regina tolemaica di Cipro. A 17 anni, un po' di pettegolezzo su questa Cleopatra, abbiamo sentite di tutti i colori, ma noi ci siamo informati bene. Il novella 2000 dell'epoca funziona perfettamente. Diciamo che a 17 anni, insieme al padre Tolomeo XII, diventò regina dell'impero Egitto, di cui Cipro faceva parte. In seguito alla morte del padre, a causa dei dissapori col fratello, che non voleva governare insieme a lei come aveva chiesto il padre, riuscì, diciamo, a farsi amico. Chi altri se non Giulio Cesare, che la rimise sul trono nel 48 a.C. C'è da dire che il fatto che la rimise sul trono non fu proprio gratuito, ebbe una lunga relazione con l'imperatore, ma la sua morte si consolò molto molto velocemente con Marco Antonio, generale romano, dal quale ebbe 3 figli, fino al tragico epilogo di Alessandra che conosciamo tutti con la morte di entrambi, anche i figli hanno fatto una bella fine. L'isola passò quindi sotto il dominio romano. Siamo nel 30 a.C. e questo dominio andrà avanti fino al 330 d.C. Cipro diventa appunto fu governata da un proconsole. Alcuni imperatori si occupano dell'abbellimento di uffici pubblici a Cipro, costruzione di acquedotti e terme. Non dimentichiamo però che alcuni dei reperti molto importanti di Cipro invece furono portati via da Cipro, portati a Roma. E di questo periodo la conversione dell'isola alla religione cristiana. Nel 45 d.C. gli apostoli Paolo e Barnaba sbarcarono sull'isola e cominciarono a predicare il Vangelo. A Pafos si recarono dal proconsole Sergio Paulus e lo convertirono alla religione cristiana. Il dipinto di Tiziano si ispira al 13° capitolo degli Atti degli Apostoli, dove si narra la disputa tra l'apostolo Paolo e il mago giudeo Elimas, il quale cercava di allontanare il proconsole dalla fede. L'Apostolo Paolo, con l'intervento di Dio, fece accecare il mago per un periodo di tempo. Il proconsole, visto ciò che era accaduto, credette e si convertì. Beh, è passata una mezz'oretta da quando abbiamo cominciato. Siete ancora svegli? Vogliamo fare un sondaggio? In quanti siete ancora in linea? Allora, ci sono 115 utenti e stanno rispondendo alla vostra, richiesta. Benissimo, allora qualcuno ci Qualcuno ascolta. ci ascolta. No, in fondo rimangono soltanto 2300 anni per raggiungere il presente. Su, ce la faremo. Dai, ce la possiamo fare sia voi che noi. Adesso passiamo al periodo bizantino. Quindi siamo al 330 d.C. e il cristianesimo fu dichiarato religione ufficiale di Stato. E dopo la divisione dell'impero romano in impero romano d'Occidente e impero romano d'Oriente nel 395 d.C., Cipro appartenne alla parte orientale, detto anche impero bizantino. L'importanza dell'arte bizantina a Cipro è enorme e l'isola ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo di questa forma artistica, grazie alla pittura, all'architettura, eccetera. Nello stesso periodo era fiorente anche l'industria orafa e la lavorazione dell'argento. Vediamo qui alcune ceramiche del periodo bizantino e un piatto d'argento tipico di quell'epoca. Lefkosia diventa la capitale dell'isola e qui vediamo il Museo Bizantino che si trova proprio nella capitale ed è praticamente un museo che include la più importante collezione di tesori bizantini dell'isola. Vediamo un po' qualche monastero e chiesa molto importanti che risalgono a questo periodo, come il monastero di Macherasi vicino a Lefkosia, uno dei più antichi monasteri di Cipro.
Si fa un buon vino, da queste parti, eh. I monasteri non si sa bene come, ma sono specializzati in vini e grappe. Poi, vicino all'Arnaca troviamo il monastero di Stavrovuni che è stato costruito a un'altezza di 750 metri sul livello del mare. E in questo periodo, intorno al 650-660 d.C., c'è sempre la paura delle incursioni arabe. Quindi tantissimi monasteri e chiese vengono costruiti in posti, diciamo, non molto accessibili, facilmente accessibili. E i monaci che vivono in questo monastero seguono delle regole molto rigide, molto simili a quelle dei monaci del Monte Athos in Grecia, e infatti il monastero non è accessibile alle donne. Non vorrei dire non solo alle donne, ma tutto ciò che è femminile, galline comprese. Questo è un gioiellino di Larnaca, ma non solo, anche di tutta Cipro, è la chiesa di San Lazzaro dell'890 d.C. È appunto uno dei monumenti bizantini più importanti dell'isola. È dedicata al patrono di Larnaca, Lazzaro, che è l'amico di Gesù, che dopo essere resuscitato da lui, si recò a Larnaca e diventò vescovo di Kition, cioè l'allora nome di Larnaca. E visse qui per 30 anni. È notevole anche il museo ecclesiastico che è annesso alla chiesa. Qui siamo sempre all'Arnaca e Panagia Angeloptisti, letteralmente significa costruita dagli angeli. Come tante altre chiese di questo periodo, fu eretta in un secondo momento, nell'undicesimo secolo, sui resti di una basilica paleocristiana e custodisce un rarissimo mosaico del VI secolo. Nel 648 d.C. si costruisce anche questa moschea, la moschea di Kalan Sultan, che hanno costruito proprio gli arabi sul luogo dove Aram, un parente del profeta Maometto, morì in seguito ad una caduta dal suo mulo, durante appunto una delle prime incursioni arabe sull'isola. Oggi è uno dei quattro luoghi di culto più sacri al mondo per i musulmani, dopo Mecca, ovviamente Medina e Al-Aqsa di Gerusalemme. E le incursioni arabe continuano senza successo per circa 300 anni, durante i quali poi vengono distrutti parte dei primi monumenti cristiani dell'isola. Siamo alle Lemessos, sul promontorio di Akrotiri, dove c'è il monastero di San Nicola dei Gatti, o Agios Nikolaos των Gattων. Dunque, c'è una leggenda intorno a questo monastero che dice che dopo una grave siccità il promontorio dove si trova il monastero fu infestato dai serpenti. Allora Costantino il Grande inviò a Cipro un suo comandante che liberò qui migliaia di gatti allo scopo di sterminare i serpenti. I serpenti sono andati via, ma i Ma tuttora andate a questo monastero, trovate fuori una scritta dalle monache che vi chiedono di non lasciare lì il vostro gatto se volete abbandonarlo, perché è una prassi abbastanza comune. Qui andiamo avanti invece abbastanza velocemente, c'è vicino a Kato Paphos, vicino alla zona archeologica che abbiamo visto prima, c'è la Basilica Paleocristiana e Panagia Chrysopolitissa o Agia Kyriaki, un complesso praticamente di chiese costruite più o meno in diverse epoche, una accanto all'altra. Qui siamo sempre a Paphos, è la chiesa di Agia Paraskevi nel villaggio di Yeloskipu, del IX secolo, è una delle più belle chiese bizantine affrescate. Appena fuori Paphos c'è il monastero di Agios Neophytos, Neofito l'eremita e scrittore, il quale scavò nella roccia Lenclistra, che sarebbe una clausura, ed è quella che si vede nella foto dietro questo corridoio con gli archi, che si può visitare ed è praticamente una cella decorata con bellissimi affreschi. Sui Monti Troodos abbiamo una cinquantina di chiese bizantine affrescate,
10 dei quali sono inserite nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO per i preziosi affreschi che custodiscono. Sembrano dall'esterno dei semplici casolari con tetto spiovente, però all'interno sono completamente e riccamente decorati con bellissimi affreschi. I nominativi delle chiese sono elencati nella nostra brochure 10.000 anni di storia e civiltà. Adesso passiamo al periodo dei Franchi, siamo nel 1191. Riccardo, facciamo un po' la cronostoria del periodo. Riccardo I d'Inghilterra, detto famoso Riccardo Cuor di Leone, occupò Cicco nel 1191 durante la terza crociata di cui era il comandante e la utilizzò come base per il rifornimento alle sue truppe. Castello di Limassol. Riccardo I e Berengaria di Navarra non solo utilizzò l'isola come base, ma bensì qui si sposò anche con Berengaria di Navarra e la incoronò regina d'Inghilterra. Qui in questo castello c'è anche un'altra avventura che vorremmo narrarvi, insomma. C'è ambientata nei sotterranei proprio e si svolge la storia di uno della serie di Assassin's Creed, per gli intenditori, che sicuramente ci sono tra di voi. E secondo, insomma, quel videogioco, gli assassini, partendo da Acre, sbarcarono a Les Mesos sulle tracce dei Templari, e si dice che nei sotterranei del castello era nascosto un misterioso archivio di proprietà dei Templari che potrebbe avere qualcosa a che fare con il frutto dell'Eden, ora in mano agli assassini. Ancora che non conoscevate. Riccardo Cuor di Leone intuì la difficoltà a governare Cipro, quindi la vendette prima ai Cavalieri Templari e poi al suo amico Guido di Lusignano, Guy de Lusignano, il quale stabilì il primo regno francese a Cipro che durò fino al 1489. Durante il periodo dei Franchi, il cattolicesimo diventa la religione ufficiale di Stato. Castello medievale di Colossi, che si trova a 14 km a ovest di Lemesos, è il posto, diciamo, è il centro di comando generale dei Cavalieri di San Giovanni, poi in seguito dei Templari. Qui i crociati producevano un vino dolce di Cipro che prese il nome dalla Commandaria, che è anche uno dei vini più antichi a denominazioni del mondo. Vicino al castello troviamo anche un mulino per la lavorazione della canna da zucchero. Infatti, durante il Medioevo, Cipro produceva ed esportava eccellenti prodotti agricoli, quali lo zucchero di alta qualità e i vini molto pregiati. L'arnaca, abbiamo il forte medievale con l'annesso museo. La città era conosciuta anche il nome di Salinas dal vicino Lago Salato, dove è costruita la moschea che abbiamo visto prima. In questo periodo, infatti, era il principale porto per l'esportazione del sale che veniva prodotto in grandi quantità proprio in queste saline. Abbiamo anche il forte medievale di Paphos, costruito dai Lusignano sull'originale del periodo bizantino. Siamo verso la fine dell'epoca dei Lusignani e qui troviamo un altro personaggio dalla vita piuttosto tormentata, e cioè Caterina Cornaro, figlia di Marco Cornaro della Cagrande, la ricca famiglia veneziana che aveva stretti legami con i Lusignani. Imparentata con la nobile famiglia greca dei Comneni, Caterina parlava il greco e quindi divenne molto popolare tra i greco-ciprioti quando a 15 anni si sposò dietro pressione del governo veneziano con Giacomo II, l'ultimo re lusignano di Cipro. Giacomo morì nel 1472 lasciando Caterina in attesa di un figlio. Nacque un bambino che fu chiamato Giacomo III. Inizialmente Caterina funse da reggente, ma dopo la morte del figlio ad un anno d'età e non morì, come non morì il marito, di cause naturali, divenne l'erede del regno. A quel punto Venezia cercò di assicurarsi il controllo di Cipro e Caterina, non potendo regnare da sola, all'epoca le donne non avevano tutto questo potere, fu costretta ad abdicare a favore della Serenissima Repubblica. Nel 1489 Venezia cominciò ufficialmente il suo dominio su Cipro, anche se i contatti tra Venezia e Cipro si fanno risalire a periodo molto precedente. Parliamo alla fine del periodo ellenistico. Già Venezia aveva allungato le sue brame sull'isola, vista la posizione che aveva e visto quello che produceva. Caterina
Caterina Cornaro alla fine, dopo aver abdicato, tornò a Cipro tra tutti gli onori e le fu concesso il territorio del castello di Asolo, in realtà un esilio dorato per l'ultima regina di Cipro, che era tenuta sotto controllo dai veneziani per paura che facesse qualcosa per Cipro. C'è un reparto del Museo Municipale di Leventis, a Nicosia, dedicato a Caterina Cornaro, se vi interessa approfondire questa parte della storia. Quindi ufficialmente i veneziani iniziano a regnare dal 1489 fino al 1571, quando la flotta ottomana sbarcò sull'isola. Sfruttarono in pieno la produzione e la commercializzazione del sale, ottenendone grandi profitti. Nello stesso periodo le fortificazioni e le torri di avvistamento costiere furono potenziate per proteggersi ovviamente da pirati e dagli attacchi degli ottomani. Qui vediamo le mura veneziane di Lefkosia progettate dal Savognano, il quale poi sullo stesso modello progettò anche le mura di Palmanova. In basso invece a sinistra c'è una delle porte, delle mura, la porta orientale che si chiama Porta Famagosta o Porta Giuliana. Vicino a Pafos abbiamo il monastero di Panagia Tossindi che risale a questo periodo, e sulle rive di un fiume che fu abbandonato nel 1927. È uno degli edifici più importanti per il periodo veneziano. E ha vinto il premio Europa Nostra nel 97 per il suo restauro e la sua conservazione. Questo è il monastero che si trova nel centro di Aia Napa, anche questo è un monastero abbandonato, fondato dai veneziani e dedicato a Nostra Signora delle Foreste, Aia Napa. È una struttura imponente con la chiesa in parte scavata nella roccia, sottoterra. Tra le chiese dei Monti Trodos, ci sono alcune che sono di origine veneziana, nel senso che alcune erano state costruite come monasteri o cappelle private. Alcune di queste sono Panagia Bozzisto, che vediamo in alto, costruita nel 1502, e ha degli affreschi considerati tra i migliori affreschi di arte italo-bizantina di Cipro. È protetta anche questa dall'UNESCO. In basso c'è invece Agios Ioannis Lambadistis. Ecco perché non vi abbiamo elencato i nominativi prima, perché sono impossibili. In origine Agios Ioannis era un monastero, è fatto praticamente da tre diverse chiese, tra cui una è una cappella latina, con bellissimi dipinti anche questa. A Cipro i veneziani hanno lasciato anche dei ponti, alcuni costruiti in zone boschive nella parte meridionale dei Monti Trodos. Cipro diventa parte dell'Impero Ottomano 1571-1878. I latini vengono espulsi dall'isola e per la prima volta viene fondata sull'isola una comunità musulmana. Scusa, ho fatto casino. La cattedrale di San Giovanni, sul sito di una cappella benedettina, è l'unica chiesa di Lefkosia ad aver mantenuto i suoi dipinti interni originali. Qui vediamo la casa di. Dillo te, dillo, che è più semplice. Allora, Dillo solo il nome. Hagi Georgakis Kornesios. Che attualmente è un po' complicato per noi. Attualmente siede nel Museo Etnologico. Georgakis, per gli amici, era un dragomanno della corte, cioè era il traduttore per il pascià. La persona che si occupava di mantenere i rapporti tra la popolazione locale e, diciamo, in questo caso, gli occupanti. La sua vita fu ricoprì questo ruolo dal 1779 alla sua morte nel 1809. Grazie alla posizione che aveva, era riuscito ad accumulare enorme ricchezza, grande potere e tantissimi nemici. Infatti, fu vittima di diffamazione da parte di queste persone, fu portato davanti al sultano a Costantinopoli, dove alla fine fu giustiziato come traditore. Sempre del periodo ottomano abbiamo anche i bagni di Omerie, costruiti nel
XVI secolo, restaurati poi nel 2005, funzionano a giorni alterni per uomini e per donne. Vediamo in particolare dell'interno, sono molto carini. Abbiamo l'arnaca con l'acquedotto che risale appunto al periodo romano, anche se molti ci chiedono ma è romano? No, è ottomano. Fu abbandonato nel 1939 in quanto fu sostituito dai moderni sistemi di condutture idrauliche. Con il declino dell'impero ottomano si verifica una rinascita sociale ed economica dell'isola, in quanto era, durante proprio la dominazione era un po', non era stato tanto bene. Larnaca divenne la città più importante grazie anche all'influenza del porto e fu proprio da questa città che partirono i primi moti rivoluzionari contro gli ottomani, sull'esempio dei patrioti greci che si batterono per la propria indipendenza nel 1821. Nel 1878, passiamo al dominio britannico, 1878 il sultano diciamo, regalò l'isola, consegnò l'isola alla regina d'Inghilterra, la regina Vittoria, come riconoscimento per l'aiuto fornito dall'Inghilterra durante la guerra della Turchia contro la Russia. Qui vediamo, abbiamo alcuni particolari appunto dell'architettura del periodo britannico, dove in alto a sinistra vediamo i depositi in stile coloniale sul lungomare e il molo del porto turistico della città di Larnaca. Gli edifici pubblici, poi abbiamo altri edifici pubblici in stile neoclassico, risalgono proprio a questo periodo storico. Cipro ha ottenuto l'indipendenza nel 1960, quando è stata creata la Repubblica di Cipro. È una repubblica presidenziale. Il suo primo presidente era un prete, era l'arcivescovo Makarios Terzo, una figura importante, conosciuta in tutto il mondo quasi, di umili origini. La tappa successiva importante nella storia di Cipro è il 1974, quando c'è l'invasione militare turca che viene a occupare circa il 37% della parte dell'isola. Il 2004 invece l'isola entra nell'Unione Europea e nel 2008 adotta l'euro. La bandiera di Cipro è una bandiera un po' particolare perché innanzitutto bisogna dire fu scelta dal presidente Makarios Terzo ed è adottata dal 16 agosto del 1960. Data dell'indipendenza. Esatto. Al centro c'è la sagoma dell'isola di Cipro di color giallo rame per ricordare l'importanza del minerale che era la principale risorsa economica dell'isola nei tempi antichi. Sotto la sagoma di Cipro ci sono due ramoscelli d'olivo come simbolo della pace su uno sfondo bianco, anch'esso simbolo di pace. Immaginate a scuola, a noi ci facevano fare la bandiera italiana. Bianco, rosso, verde, i poveri bambini ciprioti come si trovano bene quando devono dipingere la loro bandiera. Beh, vi presentiamo infine dei ciprioti eccellenti dei nostri tempi. Vorremmo iniziare da Christoforos Pissaridis, che è il premio Nobel cipriota per l'economia del 2010. Secondo abbiamo inserito Michalis Kakogiannis, magari non tutti conoscono il suo nome, però è il regista che ha prodotto il famosissimo film Alexis Zorbas, Zorba il greco, che fu candidato a 7 premi Oscar. Il terzo personaggio che abbiamo scelto è Stelios Hagiioannou. E chi sarebbe, ci direte? Non conoscete lui, ma sicuramente conoscete il marchio da lui inventato che ha cambiato il nostro modo di viaggiare in aereo. È infatti il fondatore della compagnia low cost EasyJet. Poi bisogna menzionare i ciprioti che incontrerete sulla vostra strada visitando l'isola, gente che ha l'ospitalità nel sangue, bisogna dirlo. E non lo diciamo per dire, è proprio così, è proprio. Vogliamo terminare comunque questo viaggio nella nostra lunghissima storia travagliata e speriamo però coinvolgente e vorremmo dedicare qualche parola ai tanti e vari musei che si trovano a Cipro, dove vengono custoditi tesori di inestimabile valore archeologico e culturale e spesso è possibile visitarli con costi di ingresso irrisori.
Facciamo un esempio per entrare nel Cyprus Museum di Lefkosia, che sarebbe il museo archeologico principale dell'isola. Dovete pagare un biglietto d'ingresso di 4,50 euro. Lo stesso per visitare il parco archeologico di Kato Paphos, che è inserito nella lista dell'UNESCO. Per le tombe dei re, Addirittura sì, 2,50 euro. 50. E comunque, dato che il tempo era impossibile per elencare tutti i musei che ci sono a Cipro, troverete la lista di musei e siti archeologici nella nostra brochure 10.000 anni di storia e civiltà. A questo punto, qui vedete i nostri contatti, i nostri siti internet, la nostra pagina Facebook, dove andrete tutti a mettere un like. Grazie, grazie, grazie. Se avete apprezzato, anche se non ci avete apprezzato. E niente, siamo pronti a eventuali domande. Abbiamo preparato le enciclopedie. Fate pure, siamo qui a vostra disposizione. Allora, Sabrina? sì, ci sono due Sabrina si è domande. addormentata. Mi sentite? Mi sentite? Oddio, Robby. C'ho più il microfono mio. Perché? Perché c'è il temporale? Che c'è aperto? Tu quando fai il browser Niente, non c'ho. tutto, tutto, No, guarda i programmi. io c'ho la banda veloce. Connessione. Perché piove? Rientra, rientra. Come faccio? Connessione all'audio mi dice che faccio. Connessione all'audio non attiva. Se mi dà il mouse, via. Saldo sicuro. Ok, da quando? Allora, mi sentite? No, 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 ci siamo. Allora, vi stavo dicendo. C'è il temporale a Roma. Vi siete addormentati tutti? No, allora, vi ho perso nel momento in cui mi chiedevate di fare le domande perché a Roma è in corso un temporale. Quindi. Ah, ne parlavamo prima, giusto? A Cipro ci sono 40 gradi. Pettegolezzo. Esattamente. Allora. Ho due domande per voi, due domande per voi. Allora, la prima di Paola, che siccome adesso va molto di moda soggiornare nelle strutture storiche, mi chiede se a Cipro si può soggiornare nei monasteri. Sì, allora attualmente a noi risulta solo un monastero che può ospitare dei turisti, il monastero di Chicos, il quale però deve essere contattato direttamente dai clienti. Non abbiamo altre informazioni per altri monasteri. D'accordo. E la seconda domanda invece è di Martina, che chiede se gli spostamenti sui Monti Trodos per vedere le chiese bizantine richiedono molto tempo e a proposito di questo, come sono le strade? Allora, abbiamo la rete stradale a Cipro è ottima, chiaramente in montagna sono strade di montagna, tutte curve, ma questo non ci si può fare niente, non è lontanissima, dipende da dove ci si trova, ma per esempio da Limassol per arrivare fino in montagna sono 45 minuti di macchina. Ho capito. E per allora aspetta perché stanno arrivando delle altre domande. Ah, allora Stefania che ci chiede se ci sono siti o mappe per proporre percorsi per escursionismo a Cipro. Escursionismo, intendiamo trekking. Esattamente. Sì, abbiamo delle mappe ad hoc. Non le abbiamo online, però possiamo spedirle. Attualmente abbiamo solo quella in inglese, una mappa in inglese abbastanza valida, e online dovrebbe esserci il
il percorso E4, perché a Cipro abbiamo l'ultima parte del percorso europeo E4 che inizia a Cadice, mi pare, e finisce a Cipro. Ok, magari poi vi do i contatti così potete anche Perfetto. inviarle la mappa. E nulla, A prima. per ora le domande sono terminate. Benissimo. Benissimo, vi ringraziamo tantissimo per l'attenzione. Grazie. Grazie. Allora a questo Possiamo. punto lasciamo con un video, no? Grazie, Arrivederci a tutti. arrivederci alla prossima. Grazie a tutti per averci seguito anche quest'oggi. Vi diamo appuntamento al prossimo webinar e vi auguriamo buona giornata e buon lavoro.